sia da principio sia nel nostro tempo, hanno preso spunto dalla meraviglia per filosofare. Si tratta di una notissima asserzione di Aristotele che troviamo nel primo libro della Metafisica, testo che in realtà, come è noto, mai fu composto da Aristotele, essendo invece il frutto di un'operazione editoriale molto successiva rispetto alla biografia stessa di Aristotele. E ad ogni modo questo passaggio dell'opera aristotelica, di questi appunti che egli utilizzava a lezione come canovaccio per parlare di fronte ai suoi studenti e che poi vennero pubblicati come testo composito chiamato Metafisica, ebbene questa affermazione di Aristotele essere la meraviglia, taumazein in greco, il fondamento del filosofare, è una frase di grande importanza che in qualche modo segna l'autocomprensione della filosofia da parte dei suoi primi grandi esponenti. Noto per inciso che una frase simile a questa si trova nel Timeo di Platone, ma anche nel Teeteto, dove Platone insiste sulla meraviglia, il taumazein, come fondamento del filosofare, come scaturigine dell'interrogazione filosofica. Ma tornando ad Aristotele, che cosa intende lo stagirita allorché sostiene essere la meraviglia, il taumazein, la fonte del filosofare? Anzitutto chiariamo che per i greci taumazein non significa genericamente meraviglia, ma è una meraviglia d'impatto, qualcosa di scioccante che scuote l'anima e che quindi la turba e nel caso specifico la induce a interrogarsi, a porre questioni, a cercare le cause, essendo per Aristotele il fondamento stesso del sapere quello che i latini chiameranno lo scire per causa, cioè il conoscere causale. Conoscere la causa delle cose significa avere una conoscenza certa. E appunto per Aristotele la scaturigine, il motore del filosofare risiede nella meraviglia, nella meraviglia come scuotimento dell'anima che di fronte a cose di cui ignora la causa si mette in movimento per interrogare, per porre questioni, per cercare la causa stessa. In passato, come ora, dice Aristotele, e possiamo dire a maggior ragione anche noi oggi, facciamo filosofia perché siamo mossi dalla tensione verso un sapere di cui ci sappiamo sprovvisti. Siamo meravigliati al cospetto dell'essente in tutte le sue determinazioni e vogliamo chiarirlo, aspiriamo a giungere a una conoscenza certa, a fugare l'ignoranza che riconosciamo in noi. Aristotele lo dice poche righe dopo. La filosofia nasce dalla meraviglia, in particolare dalla volontà di liberarsi dall'ignoranza di quelle cose che ci inducono la meraviglia. Proprio per questo muoviamo con la filosofia verso la conoscenza di ciò che ci manca. La filosofia, anche da Aristotele, non meno che da Platone, suo maestro, è concepita come dinamismo, come attività, come tensione. Nel Simposio Platone utilizzava la metaforica erotica per spiegare la filosofia come sentimento della mancanza e tensione verso l'oggetto amato di cui si è sprovvisti. Analogamente Aristotele, sia pure in un diversissimo contesto filosofico rispetto a quello del maestro Platone, concepisce anch'egli la filosofia come tensione verso qualcosa di cui si sa privi, la conoscenza, e che nondimeno si desidera. Si desidera la conoscenza e si vuole simmetricamente fuggire l'ignoranza. Fuggire l'ignoranza, cioè appunto un non sapere che però è anche un sapere al tempo stesso. L'ignoranza a cui allude qui Aristotele è un'ignoranza che sa di se stessa e che dunque vuole superarsi nella forma della conoscenza. La filosofia quindi nasce da una tensione, come già Platone aveva detto, ma nasce anche da una situazione mediana, quella in forza del quale né si sa né non si sa, si sa di non sapere. Se noi già sapessimo, nemmeno necessiteremmo della filosofia. E se non sapessimo, non avremmo nemmeno tensione verso il sapere di cui ignoriamo totalmente l'esistenza. La filosofia quindi è condizione erotica e mediana fondamentale. Nasce dal sapere di non sapere e dalla volontà di superare l'ignoranza, avvicinandosi sempre più al sapere di cui ci si sa sprovvisti.
Thank you.